Bentornato, ciao. Sono andato a fare shopping oggi. Il frigo è pieno di cibo. Se vogliamo, possiamo cucinare e prepararci il pranzo. E il pranzo lo possiamo offrire ai nostri compagni di classe per aumentare le nostre. Il nostro legama. Legama. Usciamo. Notte, Alessia. Shopping district. Vediamo se c'è qualcuno in giro. Vedo qualcuno. No. Sono ubriaconi. Eccolo qua, il deficiente. Sì, parliamo con Co. What are you doing? Che fai la sera? Sto tornando a casa. Sì, se noi usciamo. Sì, abbiamo Valkyria. Passiamo tempo con Co. Right. Thanks. Come pensi che dovremmo fare esercizio? Pensi, if you think that we're not doing enough, I can adjust it. Let's not overdo it. Va bene, ciao, grazie, dammi l'oggetto. Stronzo, merda. Stronzi. Mi ha dato del riso soffiato al cioccolato. Grazie, Co. Più o meno quando chiudi la live, ma però una mezz'oretta magari. Dove la bestia? Un bel animale. Di cosa parlate sto giro? Hanno trovato Yukiko Senpai, lo sappiamo. Ciao, bla bla bla. Sì, è colpevole, non si sa. Oh oh. Ma indovina una cosa. Ma indovina, piverà a breve. Davvero? Non lo sapevo. Sai chi era quello? Quel biondino? È un altro social link, ma non è molto amichevole. Sentite di animali misteriosi. Guarda che bella lei. Lei sembra, sai chi? Miranda Sings. È vero. Cosa sembra? Sembra che si dispensa dalla vending machine, è incredibile. Perché gli animali possono imparare il concetto di soldi? Perché sono di Milano. Figa. Allora, immagino... Allora, lei adesso la doppiamo così. Allora, immagino che dovrò tenere il mio portafoglio al sicuro da questi animali comunisti d'ora in poi. Studenti, al vostro età dovete... No, da un insegnante un po' stagionato, col cuore, sempre giovane, dove... potreste non capire, ma i soldi sono importanti, il fatturato. Non potete fare niente senza. È molto importante. Lo sapete? Cioè, vi servono per costruire il futuro con il ragazzo o la ragazza che vi piace. E sapete, l'intelligenza non garantisce benessere. In ogni modo, immagino che voi dovreste pagarmi per le lezioni che io vi faccio, no? Vi dico già come fatturo io. In ABA è il paese che amo. In ABA è il paese che amo. Qui c'ho i miei persona, i miei social links, le mie shadow. Vediamo, siamo rimasti per le proprietà dei numeri pieni. Signore Satonaka, allora mi dica quale di questi non esiste. In inglese non ne ho la minima. Credo i sociable. Credo sociable. O i tipo numeri promessi. Amicable. Cerca 26 04 26 persona 4 golden, grazie. Come consigli di giocare? Bene, a livello di roleplay, un PG che soffre di personalità multipla alla Sigma o Iome Irene. È un po' un casino. Il consiglio principale che ti do è non approfittartene. Non creare necessariamente due personalità alternative che ti permettono con una di fare il cazzo che ti pare. Tu magari vuoi giocare un personaggio con una tempra morale, però a un certo punto c'è una voglia di uccidere Marriage Numbers. Marriage Numbers? Ah. Solo che c'hai voglia di uccidere qualcuno, di rubare qualcosa, di fare una stronzata, allora clicca all'altra personalità. Guardati la seconda stagione di Iron Fist.
Sì, mi pare sia la seconda stagione di Iron Fist. O The Punisher. Non mi ricordo se è la seconda di Iron Fist o di The Punisher. No. Credo sia quella di Iron Fist. Guardati la seconda stagione di Iron Fist per capire bene che cosa intendo quando ti dico trova un metodo che non dipende da te per fare cliccare la seconda personalità. In Iron Fist seconda stagione c'è un perfetto esempio. Un'idea ottima per farti cliccare la seconda personalità indipendentemente da te. Non deve dipendere da te. Ci ti apprezza? Mi apprezza. Ti apprezza, Gianmaria. Ti sogna la notte. Tua faccia non va bene come ispirazione. Ah. Kinda basic. Dead space. Ehi, hey, Gia. Yo, bro, what you doing, man? I'm a businessman, businessman. Arriva qualcun altro? Eh sì, devi fare una fila. Yo, Roy, andiamo agli allenamenti oggi. Anche Yosuke? Arriva la nana di musica. Porca puttana. Oh, e senpai, ti volevo ricordare che abbiamo la band oggi. Arriva anche Yosuke? No, ok, basta. Tre per oggi. Qualcun altro che vuole rompere i coglioni! Serviamo il 32, ripeto il 32. Ciao, Illuminato. Allora, direi... allora, Cie ci sarebbe comoda. Ma Cie è del... Cie è del Cerio Tarkana e noi non abbiamo persona del Cerio Tarkana. Justice, Magician, Strength. No, dobbiamo aspettare di tornare nella TV e recuperarci un persona. No, lo possiamo comprare! Cie ha l'arcana dei cazzotti. Andiamo. Andiamo lì, andiamo nel compendium. Andiamo alla Velvet Room, andiamo nel compendium e ci compriamo un bel persona del Cerio Tarkana. Vai Arcana. Empress, Hierophant, Lover, Cerio Tarkana, Slime. Tanto costa niente. Cia l'arcana dei cazzotti. Cia è figlia, sai di chi è figlia? Del focaccia. L'inventore del pugno in faccia? Proprio lui. No, deve vedere se c'è qualcosa nell'occhio. Ehi, Cia. Ma c'è un micio qui. Ehi, Roy, che fai? Samegawa Riverbank. Sembra un buon punto. Ma sai, per allenarci ho bisogno di migliorare i miei calci. O non sarò di grande uso, di grande aiuto in battaglia. Ho provato a fare pratica a casa, ma mia madre e mio padre mi hanno urlato per avere fatto un buco nello shoji, tipo il muro di carta di riso. Eppure adesso è un buon momento per allenarsi, giusto? Certo. Lo pensi anche tu, fico. Allora, alleniamoci insieme. No? Certo. Grazie, Roy. Quella cosa, sai, quella volta, intendo lo shadow che è venuto fuori da me. Mi sento patetica sapendo che è un'altra me. Mi fa sentire come se dovessi impegnarmi di più. Forza, facciamolo. Solo te, tra te e me, saremo inarrestabili. Senti la tua relazione con Cie che cresce. Rancato. Ho guadagnato Rebellion. Aumenta la chance di critico di tutti quanti.
Oggi cominciamo con... Oh no, i frog lips. Forza, provane un po'. Laters. Si è allenato con C e poi si è tornato a casa. Dopo scuola. Dopo scuola. Welcome. Bentornato, ciao Namco. Oggi studiamo, direi. Finiamo il libro. Vai così. Ciao For Compa, ti sei perso un botto di roba. Come così? Oh, ho già letto. Ok, read. E finiamo gli Expert Study Methods. Cosa fate? Aumenta intelligenza? No, mi permette. Quando studio, mi fa guadagnare più punti intelligenza. Oh! Rispetto al solito. Per Persona 4 consiglio la versione PS2 o PS Vita? PS Vita, se puoi. Ah, perché c'è anche su PS2? È nato come gioco PS2. Ok. Solo che ti assicuro che giocarti un Persona in versione portatile è tutta un'altra vita, è molto meglio. Sì? Mm-mm. Sì, è molto più comodo perché lo puoi mettere in pausa quando ti pare, te lo porti in giro. Co. Salviamo. Oggi non c'è... Non c'è... Di certo non c'è basket, anche perché ce l'hanno chiesto ieri. Idem per coso, vediamo se c'è Yosuke in giro. Sì, non credo uscirà molto presto Persona 5 su Switch. No. No. Allora, no. E allora andiamo in città. Ha chiesto un momento nobiliare, ma a quest'ora, Jimasi, ti pare di poter chiedere un momento nobiliare? Qual ardore? Con siffatta audacia vieni qua dimandando... Ehi! Ma esisti ancora? Sì, ok, bro. Va bene, gentiluomo, circolare, fuori dai miei reali coglioni. Beh, Lele-chan, proprio per quello che lo diciamo. Facciamo venire la nostalgia di Brooklyn. Minchia, Brooklyn è nena. Rossa. Allora, direi che... Leave the shopping district. Dove possiamo andare per non buttare la giornata? Possiamo lavorare, credo. No. Se non avevo food plane. Bone! No, maybe you guys just need the bone. What did you say? How dare you, Detective Diaz? I am your superior officer! Bone! What happened in my bedroom, Diaz, is none of your business. Bone! Don't ever speak to me again. No, quando si attacca alla porta e si alza, quello... Che ridere. Tu l'hai visto, Unbreakable Kimmy Schmidt? Solo la prima stagione e l'inizio della seconda non mi ha fatto ridere tantissimo. C'è un pezzo che... sai uno di quei pezzi che devi mettere in pausa per non pisciarti addosso dal ridere? È tipo... C'è lui, Titus, che sta parlando di quando è andato al... Stava parlando del fatto che lei debba andare in campeggio, non mi ricordo bene quale sia il contesto. E lui gli dice: no, guarda, anch'io mi sono sempre divertito in campeggio, dovresti andare, è una buona idea, è una bellissima esperienza. Allora dice: ah sì, dai, che bello, ci vado. E rimangono lui e la proprietaria di casa. E lei gli fa: aspetta, ma tu sei andato in campeggio? Ah sì, era uno di quei campeggi mega cristiani per riconvertire i bambini gay all'eterosessualità. It was a total bang fest. Quando lo fa lui a pisciarsi addosso. Senti, so che già lo sai, ma voglio che tu mi porti da qualche parte. È piccolo, è buio, il tizio col naso non dice mai niente, è un po' affollato qui. Davvero, non dovrei lasciare questa stanza, ma Margaret ha detto che è ok se vengo con te. Io, non importa. Allora, mi porti da qualche parte? Sembra che Marie voglia uscire. Se fai amicizia con lei, magari potrebbe dirti qualcosa. Certo. Davvero? Non pensi che tu lo stia decidendo così, un po' alla leggera? Guarda che ti sarei un mio burattino se continui così.
Il mio burattino. È un modo di dire, giusto? Sto studiando. Beh, andiamo. E usciamo con Marie. Ma Marie cambia qualcosa in Persona 4? Beh, non c'era in Persona 4 normale. Intanto grazie a lei è venuto il sole. Finalmente posso respirare. Davvero, si sta veramente stretti in quella macchina. Sì, lei è una tsundere totale. Sai, ma è strano. È un po' nostalgico per l'odore e simili. Che odore? Già, non saprei dire esattamente che cosa. È solo quella sensazione. C'è un sacco di roba qua che non avevo mai notato prima. Una bisteccheria. Ehi, signorina, vorrei una di queste cose. Oh, salve, sono 320 yen. È difficile da dire. Non si può mangiare senza soldi. Vuoi che paghi io? Hai soldi? È fantastico, tu sei fantastico. No, you're breathtaking. Maria è sorpresa. Ehi, Roy, ti prendi una bistecca, eh? Carina. Cosa? Che succede qui? Chi è lei? È un'amica. Amica? Immagino che... non lo so. Ah, capisco. Un'amica, eh? Ah, al lupo! Sì, immagino di Yosuke. Ah, un'amica, eh? Al lupo! Ah, sì, io sono Yosuke Hanamura. Sono un suo amico. E il suo partner, a dire tutto. Partner? Intendi come un amico stretto? Sì, diciamo di sì. E tu come ti chiami? Marie. Ahuga! Marie-chan, eh? Vuoi una bistecca impanata? Va bene, dai, offro io. No, non ho mai giocato a LOL, Kawai Kageshi. Intendi che la compri per me? Ma è ok? There's no reason to decline. È fantastico. Ehi, non ti preoccupare. Ho avuto un piccolo extra nella mia ultima paghetta. No, non paghetta, proprio nel mio ultimo stipendio. Sì. Allora, tre bistecche impanate, una a testa. Oh, accidenti. Questo, i miei affari vanno... A gonfie vele. Fanno... Boom. Solo un momento, prego. Ho fatto una scorpacciata. Questo posto ha sempre delle porzioni enormi. Allora, Marie, che cosa ne pensi di questa specialità locale? È davvero strana. È dura, davvero difficile da masticare. E si è raffreddata mentre la mangiavo. Era deliziosa. Ok. Cioè, all'inizio non sembrava un granché che ti fosse piaciuta. Ma alla fine tutto è andato per il meglio. Tutto bene, perché finisce bene. Ehi, che cos'è questa cosa che tu chiami bistecca? È il... Diminutivo di qualche cosa? Short for steak. Ti prego, sì. Short for steak. Down. 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 No, dobbiamo insegnare a Marie. Oh. Steak. Beef steak? Bistecca. Beef? Ma se togli la parola beef, carne, non si capisce il senso di che cosa sia fatta. Dovrebbe essere tipo steak. Non è molto meglio. Marie-chan è strana, eh? Beh, forse è questo che la rende carina, immagino. Lo mangiate ogni giorno? Non è giusto. Sarei dovuta venire prima. Sembra che Marie le stiano piacendo queste bistecche fritte. Hai chiacchierato con Yosuke e Marie? Wow. Ah, cazzo, ho dimenticato le chiavi nel mio armadietto al lavoro. Devo tornare da Juness. Ci vediamo poi, Roy. È stato un piacere, Marie. Il tuo partner è un ragazzo simpatico. There he is. Così lui è.
ma mi ha comprato della carne, il che lo rende una buona persona. Questo è un fatto. Ehi, andiamo da qualche altra parte. Qualche posto con una bella con una bella visuale. Un bel panorama. Una bella vista. Una bella vista. La collina che si affaccia sulla città. Dopo più volte in cui l'hai persa completamente di vista non appena ti sei girato un istante, finalmente sei riuscita a portarla qui. C'è molto verde qui. Verde e verde. È un po' di marrone e verde scuro. Le verdi foglie stanno volando via. Addio a te, nuvole nel cielo. Anch'io volo, persa nel giorno. Addio a te, luna della notte. Mary sta mormorando qualcosa tra sé e sé. Qualsiasi cosa sia... rima. Fa rima, anche se... cioè, per me è impossibile, raga, fare le rime al volo. È slam poetry. No, non stavo facendo un poema. Erano soltanto delle parole a cui stavo pensando, tutto qui, già! Sta zitto, stupido idiota, non spicciare! Mary sta arrossendo. Mi scappi! Clothesline! Wow, è enorme! Già, non so nemmeno come riesco a farlo stare tutto... Oh, parli del panorama! Mai visti due così! Oh, grazie, dottore! Grazie, dottore! Non so perché, ma... sento come... mi sento bene in questo posto. Mi ricorda qualcosa. Ci sono altri posti dove possiamo andare. Voglio vedere altro... altro. Are you asking me to take you? Vuoi che ti prenda? Vuoi che ti copra? Serva! Ti farò fare un giro. Serva! Ti prego, fallo. 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 Ho notato un sacco di cose. Noto un sacco di cose quando sono con te. È divertente. Senti che Mary si aspetta qualcosa da te. Ah, così proprio. Srotolato di fronte a tutti in un parco. Sai qual è la cosa che mi lascia un po' più stranito? E comunque io agli occhi dei miei follower sono una persona educata, molto, molto tranquilla, con un grande equilibrio. Ok. Quando sono con te tiriamo fuori il peggio l'uno dell'altro. Come quello del flauto. Porca puttana, diventiamo veramente pessimi. Diventiamo veramente pessimi. Però grevi. Gente, guarda qua, la gente ammira. Sì, però, cioè, diventiamo... pensa a qualcuno che passa per la prima volta in queste live. Ciao, benvenuti. Dopo glielo butto al culo. Cioè, veramente greve tutto qua. Abbiamo sbloccato Leon Arcana. La dark mode di Gian. Va bene, dove andiamo adesso? Fanculo. Irene Mustacchi, visto che la scorsa volta ho chiesto se i gatti ballano, oggi chiedo se Gabbo balla la samba. Ah sì, ma solo nelle notti di luna piena. Non più, appunto, dopo quel brutto incidente. Gabbo non ricorda molto di quella notte. Io sì. Ho ballato troppo. Purtroppo non possiamo più tornare a Poirino dopo quella notte. Troppi feriti. Gabbo è passato. Sono passati 11 anni da allora. Torna qua, Gabbo. Sì. Sono passati 11 anni da quella notte. Ormai abbiamo tutto sotto controllo. Non c'è più il rischio che tu torni a essere quello. È il ballerino caliente. È il ballerino caliente. Bentornato. Colpa della sua possente minchia. Se avessi usato solo la minchia, ci sarebbero stati meno feriti. Sì. Sono quelle chiappe sode che... sono stati i miei booty claps. Clap, 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 clap. Oggi piove, domani piove. Io non dimentico la promessa di live con Evil Gian. Sì, praticamente avevo promesso che un giorno avrei fatto una live. Ok. Solo Evil Gian. Cioè, Gian che risponde male a tutto. Tipo quello, hai mai giocato a Paladins? No, al contrario tu, io c'ho i soldi. Cioè, è proprio... brutta merda. Tutto così. Ciao, Re di Mustacchi, buonanotte. Ma la sera non vai al tempio, non ho abbastanza coraggio per farlo.
Non sono ancora a Kosovo. Allora, torniamo a casa e studiamo. Se Jen mi offende la mamma, Evil Jen che fa? Ehi, Nick. Vuoi davvero scoprirlo? Passa i fatti. Esatto. La mia knowledge è aumentata del doppio. Del doppio? Because I'm a smart boy. You're so smart, man. Facciamo un comando in chat che evidenzia un messaggio per farti... Potremmo fare Evil Jen mode. Tipo... Sì, tipo, spendi i punti canale e io ti rispondo malissimo. Proprio cattivo. Come sì, ci sta. Una parolaccia, no? Sì. Forse è meglio del fammi dire roba. Cioè, proprio tipo Evil Jen. No, ecco, impostiamo le modalità. Cosa ne pensa Evil Jen di... Sì, sì, tipo... La pioggia non sembra smettere di cadere. Ma anche per chi non ha soldi, Paladin è una vergogna. Buongiorno. Ehi, hey, Yugi, come ha detto che sarà in grado di tornare a scuola tra 2 giorni? Oh, sono così contenta, sono felice. È tutto grazie a te, Cire. Dai, lo sai che è grazie a tutti e noi tre. A tutti e noi tre. A dire il vero, forse più grazie a noi tre e a quell'animale strambo. Quella robina animalosa. Quel merda. Un bastardo predatore sessuale. Picchia, non hai idea, Gabbo, non hai idea. Cioè, tu non hai idea di quanto sia predatore sessuale. Quella live fungerebbe come forma di purificazione da tutto il male del suo essere, Siri. Dopo la live con Evil Jen diventerà santo. Allora, Roof, non penso ci sia Cie perché piove. Infatti, andiamo in città? Oppure facciamo... Allora, quello della musica la coltiverei poi, perché non abbiamo... Cioè, controlliamo se abbiamo per caso dei persona del San Arcana, ma non credo perché quelli del San Arcana sono abbastanza in alto come livello, in genere. Azzerina ti insulta in live con i punti ed è bellissimo, quindi funzionerebbe Evil Jen, perfetto. C'è Compendium. In the dreaming of you. Turn off the light and turn off the shyness. Cause all of the room make way. Up for the silence. And oh, way, don't make me feel a pillowcase like I'll never be the same. Oh, 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 oh. Madonna, Fallout Boy. You only know me up like this. Dal format di Marco Merino introduciamo Jen parla male di cose. Non è proprio Jen parla male di cose. Jen insulta Jed. Ma se Jen normale si incazza solamente con Simo, Evil Jen cosa fa Simo? Minchia. Evil Jen con Simo proprio punta le cose che lo fanno stare male. Ok. Shopping list. Posso andare a lavoro? Andiamo a lavorare. Ah no, forse piove. Madonna mia. Mi ricordo, era proprio un periodo, cioè li ascoltavamo sempre. Tantissimo, ogni volta che andavamo ad allenamento. È vero. Costantemente. Dalla PSP. Picchia dalla PSP. Origami Crane Folder, Envelope Constructor e Translator sono tutti da fare a casa. Ah, questo è il negozio di tofu. Sai cosa facciamo? Cosa facciamo? Andiamo a studiare in biblioteca. Ci pompiamo le smarts. Minchia, che forte! Hai capito, Gabbo? Mamma mia, Gian Andrea. Cioè, poi ti chiedi perché dicono che tu sei quello con le idee intelligente. Perché tu sbagli i plurali e i singolari. Sì, esatta. Esatta.
Biblioteca? Library. You can study here if you sentiri. Mabel John è come Ricky lo scapo, lo spagnolo di Roger. Non so cosa sia. Ma la mossica? Quando studi c'è la mossica. Siamo diventati informati. Raghi, io leggo internazionale. Cioè, secondo me... Cioè, secondo me Zero Calcare... Cioè, proprio mi parla qua Zero Calcare. Non cioè, so capito? Cioè, è una situazione tragica. Cioè, in Siria. Hai capito? È pischelle hipster. Tutte lì che ti sbavano ai piedi. Qualche amica a cui piace essere legata. Le filosofe con il piercing alla foca. Quelle che girano con i libri naudi nella borsa e poi vanno a puppar fave le serate di elettronica. Gradisce un po' di cocaina? I Volgiani tipo Bianca del Rio, più o meno. Però senza essere in drag. In biblioteca ci vai quando non vuoi studiare. 0 su 10 questo gioco dice il falso. Ma non sei giapponese. I've got headache. Bad bad bad, wouldn't touch you no. I've got headache. Bad bad bad, wouldn't touch you no. I'm not trying. You only hold it up like this. Turn up the... Gian, per favore, insultami, ne ho bisogno. Che cazzo devo fare? C'è già pensato madre natura. Bam! Sarebbe accanimento sui più deboli. Chi è che ti ha chiesto di insultarmi? SB44. Monster Prom lo rivedremo? Sì! Non lo porto regolarmente Monster Prom, però mi piace portarlo ogni tanto. Stiamo facendo una run con la mamma di Nick. Che band stavate cantando? Fallout Boy. Ci siamo trovati tutte e due senza dircelo a riascoltare il primo album From Under the Cork Tree a caso. No, il primo album è Take This to Your Grave. E infatti la canzone che ho condiviso sul mio Instagram, se non mi seguite su Instagram fate schifo, seguitemi su Instagram e seguite anche me, Gabo Jont. Ho condiviso appunto un pezzo dei Fallout Boy, che è Saturday. Oggi è lo show a day, quindi hai il giorno, abbiamo giorno libero. What do you do today? Masturbate. Ma parliamo con Nanako. Oggi esci? Ci penso io alla casa, come sei carina. Riporterai Hearthstone? Non lo so. Al momento ho roba che mi preme di più portare. Gabbo pubblica sempre tante canzoni, bravo, sì. Tipo, almeno una volta ogni 5 canzoni è Welcome Home dei Coiden Cambria. E poi segue gli Snarchi, intenditore. Eh sì, Snarchi Pappi anche visti più volte dal vivo. Brava Lele, brava. Intenditrice. Ma Lele, guarda che... Bravi, bravi, finite a darmi il follow. Turn up the lights. Evil John preferisce la chitarra o il basso? Preferisci la chitarra al basso? Certo. Cosa? Because Gujian prefers the bass. Ah, ok. Evil John no. Il basso è per chi non ha il coraggio di suonare con tutte queste corde e fare le cose fighe. Credi che un chitarrista non possa suonare il basso? Hai ragione. Questi sono soltanto i deboli che lo credono. Allora, non c'è niente da fare di giorno. No, ma chiedi un momento nobiliare, ma è mezzanotte meno un quarto, Chronic Jack, come ti viene in mente di chiedere? Devo alzare il prezzo del momento nobiliare. Sì, devi alzarlo tipo almeno a 5.000. 5.000. Tipo 5. La misura massima di tutte le cose all'interno di questa casa non è il 7, è il 5. Perché quando è qualcosa è 5 o più di 5 è tipo 5. Lunghe storie che non vi sto a raccontare, racconti e narrazioni che sono troppo preziose per le orecchie plebee vostre. Venite a seguirmi. Che arriviamo a 1.400 di stasera, dai. Forse. Sì, l'ha fatto così male che ho potuto sentire il dolore dei suoi successori e la vergogna dei suoi antenati. Dai, raga, 7 follower e siamo a 1.400.
Hanno inventato il basso a 6 corde per un motivo. Per cercare di scopare di più i bassisti, ma... Sì. C'è un video molto carino con il bassista dei Blink che cerca di spiegare agli altri bassisti che, raga, ci possiamo divertire anche noi sul palco. Sì, sì, sì. Studiamo un casino. Vorrei un po' un po' sapere la lore della mamma di Nick, ma mi dispiace troppo, quindi parlo di saggezza sulla salsa rosa. Salsa rosa è per... La salsa rosa è una salsa di transizione. Quando siamo giovani c'è il ketchup. Tutti amiamo il ketchup quando siamo piccoli. Poi però, crescendo, comincia a capire proprio quanto è pregevole la maionese. Comincia a capire la sua consistenza, il suo valore, il suo sapore, quanto è importante. Ma non tutti riescono a fare la transizione da ketchup a maionese in maniera così serena. Per me lo è stato. Per i più deboli c'è la salsa rosa, che funziona un po' come punto di collegamento tra il ketchup e la maionese. È stata inventata nel 1602 da Jean Cavazzone. Cavazzone? Mm-hmm. Comunque sei un pederasta se mangi ancora la salsa rosa. La maionese a 28 anni, sei un pederasta. Perché? Perché so che non te la metti tu la maionese. Te la metti nelle ciabatte la mattina. Come deodorante per i piedi. Ah, che schifo. Per via delle piogge di questo weekend, i ceri tersi sembrano improbabili. Cioè, avere una giornata serena sembra improbabile nella nostra zona. Una nebbia è prevista questa notte, che rimarrà fino a domani mattina, con una maggiore concentrazione nella zona di Inaba. Chiunque preveda di uscire stanotte sarà meglio che stia attento. Ora per il nostro bebè. Altra nebbia, Ce n'è stata un sacco ultimamente. Speriamo che non sia un segno di altri guai. Che cosa ho detto sul cambiare canale senza chiedere? Abbi una grande giornata durante la Golden Week al tuo Juness. Vieni a vedere da te e entra in contatto con i nostri prodotti. È un buongiorno al tuo Juness. È un buongiorno al tuo Juness. Papà, che stanno facendo un'apertura per la Golden Week. Sì, ho sentito. Vuoi andare da qualche parte durante le vacanze? Possiamo andare da qualche parte? Che ne dici? Hai qualche piano? No, niente di previsto. Allora andiamo tutti quanti insieme da qualche parte. Juness, Juness. Sei sicura di voler andare da Juness? Ci possiamo andare quando vuoi. Forza, piccola, è il momento di andare a letto, è tardi. Mo bene. È un buongiorno a tuo Juness. Nanako, sembra molto eccitata di poter andare a Juness. Per chi non sapesse cos'è la Golden Week, sono 5 giorni in cui praticamente tutto il Giappone va in vacanza. Perché i giapponesi fanno pochissime vacanze, la Golden Week è una di queste e avviene appunto alla fine di aprile. Io e Lore siamo andati in vacanza in Giappone durante la Golden Week e quindi era pieno di giapponesi ovunque. Beh, sei in Giappone. Sì, no, ma nelle zone turistiche intendo. Era pieno di giapponesi e cinesi. Uè, Dojima. Juness, eh? Così contenta di andare da qualche parte di così vicino. Beh, non intendo costringerti, ma se non hai altri programmi, tienilo a mente. Sì. Torniamo dalla nostra stanza e guardiamo il Midnight Channel? Sì. Durante la fioritura dei Sakura, giusto? No, verso la fine di aprile hanno già smesso la fioritura. L'ideale per vedere la fioritura è andarci a cavallo tra marzo e aprile. È mezzanotte. La nebbia si è depositata. Nessuno sta apparendo su Midnight Channel. Visto che Yukiko è stata salvata, sembra che il killer was thwarted this time. Sì, sia stato ostacolato questa volta. Ai ai ai. Nel frattempo, mentre la nebbia affolla il quartiere commerciale,
Saturday. And it's open, those are open and bad. Saturday. Oh, buongiorno. Ti senti meglio? Yeah. Sì, tornerò a scuola da oggi, quindi sarà bello. Ho messo tutti quanti così tanto nei guai. Ho dato così tanto disturbo. Mi dispiace. No, mi dispiace, non è abbastanza. Quello che voglio dire è... grazie. Non è che non è abbastanza, non è esattamente quello che intendevo. Yukiko sembra più su di morale di prima. Mia madre è tornata al lavoro. Le cameriere sono state veramente di supporto e penso che le cose andranno anche meglio di prima. Mi chiedo se non mi stessi dando troppo da fare. Forse mi sono fatta troppo trascinare dell'idea che dovevo fare tutto da sola. Sin dall'incidente sento come se potessi pensare soltanto alle... Sin dall'incidente ho come l'impressione di riuscire a pensare alle cose con più calma. Ma è ancora un po' imbarazzante. Voi avete visto tutto. Anche le cose che non volevo ammettere. Sì, ho visto quando ti sei infilata le mani tra le cosce. Ti sei strizzato le dita. Sei già cambiata. Davvero? Yukiko! Oh, e c'è. Beh, ci vediamo dopo. Bravo, Dimix è una waifu blanda. It's a basic bitch. Non sono esperto dei vari persone, ma quanto è importante utilizzare il fattore Toblerone in questo e nel 5? Abbastanza. Oh, Yukiko-san è tornata. Molto bene. Sono contento che questa... che l'unica ragazza carina della classe sia tornata. Oh, signor Yamada, c'ha 54 anni. Questo qui è denunciabile, lo sa? Ma stai uscire? Ehi! Un momento nobiliare fatto dai Voljan. I Voljan non farebbe momenti nobiliari. Non si farebbe. No, però ci sarebbe il momento francese. Ma il momento francese è una cosa che faccio solo con Lorenzo. Ok. Ed, ovvero, ti devi immaginare me, sempre con un cilindro ma con i baffi lunghi. Faccio. Faccio un francese che tipo ti tocca e prende per il culo tutti. Oh, l'amo! Oh, volevo dire che tutti voi siete carini. Carine. Non sono gay. Per favore non dite ai vostri genitori che l'ho detto, ok? Non voglio finire nei guai. Ecco. Sarà la prima cosa che farò, signor Yamada. E lei dovrà pagarmi tutto. La ricatterò, dovrà mettere sempre ottimi voti. Poi mi scoperò sua figlia, sua moglie. Rovinerò il suo matrimonio completamente. Diventerò gay e mi scoperò anche suo figlio. Giusto per confondere suo figlio ancora un po' e farlo ripudiare da lei. Perché lei è una persona orribile. Dopodiché... Dopodiché verrò da lei e mi scoperò anche lei. Così da lasciare anche confuso lei. E poi vediamo. Hm? Ma ben poco confuso, secondo me. Oh mio Dio, ma che bello. Poi scandali, bandito, impossibilitato alla professione di insegnante a vita. Dimmi che sono carina! Bravo Nick, che fa citazioni colte. Comunque, ho un topic interessante per voi oggi. Chiudete i libri e date un'occhiata al handout. Tipo... take a look at the handout. Ah, le cose che vi sto dando. Ah, sì, a questi pamphlets. Roy-kun. Sì, sono io. Dai. Qual è il più grande canyon nel sistema solare? Valles Marineris. Esatto, che è sulla Luna? Non mi ricordo, ma ho letto tipo l'altro giorno qualcosa a riguardo. Sì, sì, anch'io avevo letto tipo un paio di anni fa. Adesso per cercare 34 di persona 4. No, però comunque io me lo ricordavo che non è un canyon sulla Terra, è tipo sulla Luna. Ah no, è di Marte ed è 10 volte della dimensione del Grand Canyon. La polizia cerca gli assassini, ma intanto la pedofilia serpeggia a Inaba. Come il crimine! Scusate se vi ho fatto aspettare. La soba è tua, giusto, Cie? Grazie! Ha un buon odore. Questi instant noodles sono proprio la cosa che mi aiutano ad affrontare le attività dei club. Quanto altro quanto altro dovrò aspettare? Le servono ancora un paio di minuti.
Quindi perché siamo qui? Ah già, dovevamo chiedere a Yukiko che cosa è successo. Yukiko, scusami se riporto alla memoria certe cose a cui non vorresti pensare, ma ho bisogno di chiedertelo di nuovo. Ti ricordi niente riguardo al tuo rapimento? No. Ho pensato che magari mi potevo ricordare qualcosa se gli lasciavo il tempo, ma mano a mano che i giorni passavano sono diventati solo più sbiaditi. Penso che qualcuno abbia suonato al citofono e qualcuno mi ha chiamato. Ma quando mi sono risvegliata ero già nel castello. Mi dispiace. Niente scuse, non c'è bisogno. Ma questo significa che il visitatore è il colpevole. Non lo so. Se è vero, allora è un criminale parecchio audace. Che razza di assassino suonerebbe al campanello? La polizia probabilmente sta cercando dei testimoni, ma non penso che si aspettino molto da loro. Come se il colpevole si vestisse in giallo fluorescente sulla scena di un crimine. Mi chiedo chi possa essere a fare una roba simile. Non lo sapremo finché non lo affronteremo noi stessi. Ma possiamo essere sicuri di una cosa: non è una coincidenza che la gente continui a finire in quel posto. Qualcuno nel nostro mondo sta sicuramente rapendo la gente e li sta buttando nella TV. È omicidio. Ah già, non te l'abbiamo detto. Questo ragazzo, io e lui, io, cattureremo il colpevole. La polizia è sono completamente fuori strada, ma noi abbiamo i persona. Le persone che vivono, cioè, tipo, no? E adesso andiamo lì e gli facciamo sbè. Tipo sbè. Ah, yeah. Puoi darci una mano? Il morale. Anch'io do una mano. Non riesco a credere che qualcuno possa buttare la gente in un posto come quello. Lo meno. Sì, lo massacro di botte. Gli do forte sulla testa. Sì, è. Mo Yukiko dice qualcosa. Lasciate che vi aiuti anch'io. Voglio sapere perché sta succedendo tutto questo. Specialmente se qualcuno mi odia così tanto da volermi uccidere. Non voglio scappare ancora da me stessa. Va bene. Allora diamoci da fare tutti quanti e catturiamo questo stronzo. Va bene. Scusa, quel... Yukiko si è unita al gruppo. Ah, okay. Sarà sicuramente di grande aiuto nel risolvere il caso. Rank up, investigation team. Ma come lo troviamo? Non abbiamo nemmeno una traccia. Io sono la terza che è stata presa di mira. Ho la sensazione che non sia la fine. Se abbiamo un'idea su chi possa essere il prossimo bersaglio, non potremo approfittarne a scapito del killer. Quindi potremmo precederli. Sì, potrebbe funzionare. Ok, cerchiamo di capire che cosa collega tutte quante le vittime. Prima c'è stata l'annunciatrice, Mayumi Yamano. Poi c'è stata Saki Konishi, la senpai. E poi Yukiko Amagi. Che cosa hanno tutte quante in comune? Tutte quante sono donne. Bingo. Come osa bersagliare le donne? È imperdonabile. Il colpevole deve essere una qualche specie di pervertito. E poi, che ne dite? La seconda e la terza vittima avevano una connessione alla prima. Ehi, è vero. Yukiko e Saki erano entrambe collegate all'annunciatrice. È vero. E allora, questo significa che le donne collegate in qualche modo alla signorina Yamano sono i prossimi bersagli. Penso che possa essere una buona intuizione per ora. Ma c'è un altro punto di vista da cui possiamo prenderlo. Se un'altra persona sparisce, pensi che comparirebbero sul Midnight Channel? È già successo prima con Yukiko, prima che venisse rapita. Sì, difficile dire chi sia all'inizio, ma l'importante è che è già
è già successo prima. È successo prima che la vittima sia scomparsa. Un po' come la firma del colpevole. No, è come tipo la firma del tipo lettera di riscatto. Sì. Non sappiamo ancora perché succede, ma dobbiamo affidarci solo a quello per ora. La prossima volta che pioverà, tutti quanti ci diamo da fare. Guardiamo il nemico. Comunque, quelli non saranno pronti adesso. È vero! È tempo di fare la pappa. Ehi, posso provarne un pochino? Solo un morso. Giù le mani dalla soba, bello. Prenditi le tue se vuoi. Ok, solo un morso, va bene? L'aroma delizioso della ciotola di udon arriva al tuo naso. Ne vuoi un po' anche tu? Ne provo un morso. È così buono. L'aroma, il sapore, proprio la consistenza, tutto combinato è perfetto. È troppo delizioso per smettere di mangiare. Ah, che state facendo? Avete mangiato tutto. Il mio tofu fritto. Mia, che peso questa diva. Minchia. Il mio tofu fritto. Spero che tutti voi capiate che cosa significhi. Aspetta, mi dispiace. Ti compro la bistecca. La offro io. Hai capito? La migliore. Bistecca. Ma il mio tofu. La mia bistecca. Avanti, Yukiko. Ci sto offrendo la bistecca. Possiamo mangiare ramen istantaneo tutte le volte che vogliamo, giusto? Beh, purché non sia troppo grassa. Ok, abbiamo raggiunto un verdetto. Sei qui dichiarato colpevole e condannato a offrirci la bistecca. Che cosa non sarebbe troppo grasso? Il filetto? Oh, il filetto sembra buono e costoso. Filetto, filet mignon! Ehi, scendi un attimo dal piedistallo. You got a pony up too? No, ehi, dammi una mano, anche sì, tu sei colpevole quanto me. È anche colpa tua. Sì. Notte bistecca, ho la colina in bocca. Cos'è? Scrubs. Ah, è vero, sì. Oh, settima stagione, ottava stagione. Ah, mica, fine. Sì. Bello, a proposito dell'ottimo tempismo. Abbiamo appena iniziato a servire bistecca fritta proprio oggi. Grigliata, non fritta. Lo stiamo facendo per diffondere i piatti tipici della città. E in più abbiamo un'ottima griglia. Ma è soltanto una roba di yakisoba, vabbè. È molto lontano dall'essere un filetto. Yukiko, a te sta bene? Non è troppo pesante, vero? La mangerò. Sono ancora arrabbiata. Tornando al discorso principale, mi chiedo che tipo di persona sia il colpevole. Se ci concentriamo sul caso dell'annunciatrice, sembra che sia una questione di vendetta. Forse era la moglie dell'ex marito. Dell'ex amante. Ma Misuzu Iragi ha un alibi di ferro, non è vero? E poi sembra che si fosse già separato dal marito. Davvero? No, sai un sacco di sta roba. Ok, e allora il secondo caso. La senpai Saki. Lei ha trovato il corpo dell'annunciatrice. Presupponendo che la stessa persona abbia ucciso entrambe, perché bersagliare la senpai? Diglielo, perché? È stata una coincidenza. Beh, non possiamo escludere questa possibilità. Ma forse era per chiuderle la bocca. Come se avesse trovato delle prove che portavano al colpevole. Ma il killer ha buttato l'annunciatrice dentro la TV, giusto? Non penso che si fosse lasciato dietro delle prove. Delle prove che la polizia o tantomeno una liceale potessero beccare. Già, vero.
Cavolo, io pensavo che la periferia fosse una noia. Ma si sta dimostrando molto più eccitante di quanto pensassi. Oh, hanno aggiornato il menu. Eh? Quello non è il detective. Ehi, hey, tu eri da Dojima. Non sono... Oh, aspettate, questo non è un... questo è un ottimo tempismo. Dojima ha detto che stasera tornerà a casa in orario. Potresti dirlo a Nanako-chan? Yo, sono Dachi, il tirapiedi di Dojima, cioè il partner di Dojima. Sei così impegnato tutti i giorni? Oh? Oh, beh, il pubblico sembra essere... To be getting a charge out of these cases? Non lo so. Mi scusi, ma potrebbe essere che l'assassino abbia bersagliato la senpai Saki per zittirla? Certo che vai al centro al cuore della faccenda, eh? Ah, yeah. Certo, ci abbiamo pensato. È stata uccisa proprio subito dopo la morte dell'annunciatrice. Dopo il ritrovamento dell'annunciatrice. Se l'assassino stava cercando di zittirla, potrebbe esserci qualcosa sulla scena che soltanto lei ha capito. Il che potrebbe significare che il colpevole fosse qualcuno di vicino alla signorina Konishi. Niente che possa puntare a Misuzu Iragi. Quindi... Oh! Niente di tutto ciò indica la signorina Iragi, però... Oh, potrei essere inciampato in qualcosa di interessante. Aspettate, voi stavate sentendo? Cazzo, io la mia boccaccia. Non dite a nessuno che vi ho detto questa roba, o altrimenti Dojima-san mi frigge vivo. Rilassatevi, ragazzini, la polizia è al lavoro. Ci vediamo! Hai ragione, Yosuke. La polizia è completamente inutile. Ah, la mia bistecca si sta raffreddando. Potresti stare zitta rispetto alla bistecca per 5 secondi? Aspettate che loro due finissero di mangiare e poi decidi di tornare nel mondo... Perché torniamo nel mondo della TV? Io voglio salvare e staccare. E invece no. Sai? Oh no. Siamo davvero dentro la TV. È Teddy. Allora non è stato un sogno. Ti senti meglio, Yuki-chan? Ho fatto ciò che hai detto. Sono stato un bravo orso. Oh, lo vedo. Ben fatto. Beh, quest'orso è parte dei motivi per cui stiamo cercando il colpevole. Sono una del gruppo anch'io adesso. Lavoriamo insieme, ok? Sì, stavo pensando la stessa cosa. È per questo che ho preparato questi per te, Yuki. Oh, questi sono quelli che portano anche gli altri. Grazie mille, Teddy. Hai ragione, è come se la nebbia non ci fosse. Ehi, dimmi una cosa. Com'è che hai così tanti paia di occhiali? Perché è gamba. Vero. Ottima domanda, indovina un po'? Sono quello che li fa. Ho vissuto qui un sacco di tempo, quindi ho trovato un sacco di modi per stare qui più a mio agio. Capisco, ma tu non hai bisogno di un paio. Oh, ottimo punto. Un'altra bellissima domanda. Ascolta, i miei occhi stessi sono delle lenti. Lo sapevi? Certo che no. È anche un po' creepy come cosa, eh? Perché sei così cattivo? Che fai schifo! Sembra come se non ti interessi. Io sono davvero un povero orso. Vedi come si muovono le mie dita? Teddy muove delicatamente le sue dita. Perché sto guardando? Ah! Ti è caduto qualcosa? Oh, quello è un paio che è un po' sbagliato. Yukiko? come mi sembra? Ti stanno bene? Fantastico! Ti piace quel paio, Yuki? Voglio portare questi. Anche una protezione per il naso. Oh no, non esiste.
Oh, come sono... Sono un orso fortunato. Quel paio... Che orso sfortunato. Quel paio non ha le lenti giuste. Immagino che dovrò... che dovrò renderne un paio vero. Oh, che peccato. Ehi, Cie, tocca a te. Va bene. Come siamo arrivati a questo? Yukiko? Pronto? Ecco che parte la risatina di Yukiko. Non pensavo che se ne sarebbe uscita con una roba del genere di fronte a qualcuno oltre a me. Questi stupidi occhiali sono inutili per l'indagine. Insomma, a che serve questo naso? È un bel lavoro, eh? È quello che succede quando voi mi lasciate da solo e mi annoio. Beh, sono contento che sia di buon umore, immagino. Oh, Cie, lo sguardo sulla tua faccia. È così divertente. Non riesco a smettere. Il mio stomaco. Avete tornato da casa. Oh, grazie. Signori, stacchiamo. Gabbo! Oh no, Gabbo è andato... Oh no. Penso che potrei essere libero il 4 e il 5 di maggio. Davvero? Davvero? Perché? Non mi credi? Tu cancelli sempre. Non tutti gli anni. So che volevi andare da Juness, però non mi dispiacerebbe andare anche un po' più là del nostro quartiere. Davvero? Possiamo fare un viaggio? Potrebbe essere ok fare un viaggio una volta ogni tanto. Sono sicuro che sarà affollato, però. Sì, andiamo a fare un viaggio! Va bene. Allora dobbiamo pensare a un qualche posto. Che ne dici? Vuoi venire anche tu? Sì. Sì, andiamo tutti insieme. Sembra che Nanako voglia che ci siamo tutti. Portiamo il pranzo a Sacco. Sì, buona idea. Usiamo sempre... We're always eating side dishes for dinner. Però io non so cucinare e Nanako non è abbastanza brava per fare tutto da sola. Beh, in qualche modo faremo. È anche per questo che abbiamo lui, vero Nanako? Yeah, pranzo in scatola! Nanako è contenta. È stato selezionato per impacchettare il pranzo a sacco.